Serviva una bella vittoria per cancellare l'amarezza di Sassari, è arrivato un pareggio, complice anche un po' di sfortuna con due traverse che ancora urlano vendetta. È vero che anche loro hanno avuto un'occasione. Sì, anche gli Serdà Hanoi. Esatto. Che hanno avuto? Di costruito dopo che hanno avuto. In 10 minuti la Spal ha portato un giocatore davanti al portiere. Sì, degli Serdà Hanoi, certo. Sì. Ma gli sei da noi. Insomma, questa è l'analisi della partita. Vabbè, poi come l'ha vista? Ho visto che abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo costruito oltre a quella altre occasioni. Siamo stati sempre compatti. Non era facile dopo una partita del cavolo tipo Sassari. Perciò io della squadra sono contento. Dobbiamo solo proseguire su questa strada. Siamo compatti, siamo tornati ad essere compatti. Prima ci si sfaldava molto, per me i ragazzi hanno fatto tutti bene, perciò va bene così. Che cosa è mancato? Hai detto prima te, nel calcio ci vuole culo, se non ce l'hai. La verità è questa, lo puoi chiamare come vuoi, chiamala fortuna, chiamala in un'altra maniera, ma il calcio è questo. A dire la verità... Bisogna anche mettere in conto però che il loro portiere non ha fatto nessuna parata. Sì, Euro continua a trovare sempre i punti che non ti tornano a te, i difetti. Io sono il primo che quando la squadra gioca male lo dico, ricordatene sempre. Sì. Ricordatelo. Però quando, dato oggettivo che questa squadra per 10-11 ha fatto una grande partita. Poi a me del resto mi interessa poco e niente. È inutile che andiamo sempre a cercare qualcosa di sbagliato, infatti stiamo abituando tutti in una certa maniera. È perfetto così. Ci andiamo a creare problemi da soli. No, e come no? Come no? Euro. Ma se te arrivi davanti alla porta, no, scusami, nelle mischie che te stasera hai fatto, quando l'abbiamo subite, com'è successo? Che abbiamo fatto noi? Ci abbiamo preso? Go. A noi ci gira bene, in questo momento qui non ti gira bene, punto. Devi prendere atto però che la squadra ha fatto una prestazione, non ha concesso niente e che su una prestazione del genere ci puoi costruire qualcosa di importante. Sì, questo sì. Basta, non è che poi dopo tutte le volte dobbiamo andare a cercare quello che non va. Parliamoci chiaro, perché noi, bene o male, e lo ripeto, avremmo sbagliato due partite in 16 partite. E stiamo creando una situazione che a me non piace, perché non siamo mai contenti. Abbiamo perso 4 partite e non ci merita. A Sassari sono stato primo io, siamo stati vergognosi. Io per primo, come mi ha detto te, ho parlato al plurale. Più di così che dobbiamo fare? Ci siamo rialzati, si è cercato di fare tutto quello che si poteva fare oggi. E anche qualcosa in più. Abbiamo cambiato assetto, abbiamo trovato una certa solidità. Cosa dobbiamo fare? Ci avremo i nostri limiti, bisogna anche iniziare a capire forse anche questo, però non puoi dire che i ragazzi non hanno lavorato, non si sono impegnati, no, fammi finire, non dico, dico la squadra ha lottato, ha fatto quello che poteva fare, secondo me ha fatto anche bene, per me sono stati bravi, punto. Poi ognuno vede il calcio come vuole, ognuno poi si comporta come vuole, ci mancherebbe altro. Una domanda già. Sì, l'ultima, molto bravi, Corsinelli ha chiesto di uscire per i grampi, molto bravi, anche Di Marco, però purtroppo se uno ti chiede che c'ha grampi e chiede di uscire, io che devo fare? Io sono stati molto bravi. Molto bravi, ma però io ti posso garantire che sono stati bravi Di Massimo, che per me ha fatto una partita, a parte l'errore stratosferica, sono stati bravi centrali, sono stati bravi in mezzo al campo, cioè per me io ho visto una buona squadra, poi io ripeto... Io tiro dritto per la mia strada, poi vediamo. Prego. No, ma io non vado poi a cascare su queste cose, scusami. Io ti dico che noi abbiamo fatto una partita di un certo livello, e è un dato di fatto. Perché io ho visto le partite dove loro hanno giocato, insomma, capito? Noi siamo in Serie C, non siamo il Real Madrid, non lo sono gli altri, ma non lo siamo nemmeno noi. Io penso che ci sia da apprezzare la prestazione di oggi. Se poi ci andiamo dietro a Sassari, te lo sai come ragiono io, il primo che mi do delle colpe sono io.
Però quando non facciamo male bisogna anche riconoscerla a questi ragazzi, sennò stiamo creando la caccia alle streghe qui. Per me, eh. È anche un momento, mister, magari dove la squadra sta dando il massimo anche fisicamente. Però noi stiamo raschiando il barile e ci abbiamo avuto un sacco di problemi. C'è gente che gioca con un problema da una parte, quell'altro gioca con un problema da un altro. Però stiamo zitti e andiamo avanti. E cerchiamo di onorare la maglia che ci portiamo addosso, perlomeno con l'impegno. Se poi con i risultati qualcuno si aspetta di più, io, ognuno è libero di vederla come vuole, nel calcio, ci mancherebbe. Posto? A posto, grazie.